Secondo quanto udito dall'inferno, l'antica tradizione che il mondo sarà consumato dal fuoco alla fine di 6.000 anni risponde a verità. Non appena il cherubino con la spada fiammeggiante sarà ordinato di smontare la guardia all'albero della vita, subito l'intero creato sarà consumato e apparirà infinito e sacro, mentre ora non appare che finito e corrotto. Avverrà per via d'un progredire del godimento sensuale. Ma prima di tutto, la nozione che l'uomo ha un corpo distinto dall'anima dovrà essere espunta, e sarò io a farlo, stampando col procedimento infernale, con corrosivi che nell'inferno sono salutari e medicinali, dissolvendo le superfici apparenti e rivelando l'infinito che nascondevano. Se le porte della percezione fossero purificate, ogni cosa apparirebbe all'uomo come essa veramente è, infinita. Poiché l'uomo, se è da se stesso rinchiuso, fino a non vedere più le cose che attraverso alle strette fenditure della sua caverna. William Blake, Il matrimonio del cielo e dell'inferno.